Oggi vi faccio sentire un'intercettazione per quanto riguarda il presidente dei prescritti, anzi l'azionista numero uno, anzi che dico, l'uomo Inter, quello che ha sempre accusato la Juventus di essere il marcio. Ebbene, di chi stiamo parlando se non di Moratti? Moratti che al telefono con Bergamo ce ne fa sentire di belle in risposta al servizio mandato in onda ieri sera da Mamma Rai, che continua a parlare del gol di Turone del 1982, se non sbaglio, non c'ero nemmeno io, se non sbaglio, mentre sorvola sul rigore non dato nella partita Inter-Torino, per dirne una, calcione su Belotti, dove il VAR dichiara ha preso prima la palla e poi il pallone, quando si vede chiaramente dall'immagine che quello era un rigore enorme e che lì si è scelto di non dare il calcio di rigore, perché le immagini le ha viste e le ha commentate come le abbiamo viste tutte noi. Così come il gol non dato alla Juventus contro la Salernitana, dove Candreva tiene di 2 metri in campo Bonucci sulla deviazione di Milik di testa, che poi porta alla vittoria della Juve per 3-2, gol poi sappiamo tutti annullato ed espulsione di Milik che si torce la maglia, quindi oltre al danno pure la beffa per secondo cartellino giallo. Anche lì, con il VAR, questi errori non possono essere chiamati errori, ma scelte, scelte. E nonostante ciò, Mamma Rai continua a voler parlare del gol di Turone. Naturalmente, noi sappiamo, no, che i media sono tutti a favore della Juventus e ce lo dimostrano giornalmente. È proprio per questo che oggi diamo una bella risposta con questa intercettazione che le chiude tutte. Quindi, prima di far partire l'intercettazione, vi chiedo di condividere questo video perché gli interisti cartonati non avranno più nulla da dire dopo aver sentito queste parole qua. Naturalmente, chi di voi non è iscritto, non abbiate fretta a iscrivervi sul mio canale. Non c'è fretta, non mi interessa l'iscrizione. Fatevi un giro, guardatevi qualche video. Se vi piacciono, vi iscrivete, altrimenti no. La cosa importante è che condividiate questo video. Se siete juventini, non potete non farla. Se siete stufi di essere trattati come dei ladri accusati sempre di essere in marcia, non potete che non far sentire queste parole a tutto il mondo, non tutto YouTube, a tutto il mondo. Cioè dovete andare in giro col telefono, senti qua, questo è quello che dovete fare. Per chi invece è già iscritto al canale, io lo ringrazio, vi invito ad attivare la campanellina, un bel like e partiamo. Vi faccio sentire la telefonata del 10 gennaio 2005, in cui Bergamo chiama Moratti, i due commentano positivamente la prestazione della terna arbitrale nella partita Inter-Sampdoria finita 3-2 per l'Inter. Naturalmente Bergamo spiega la designazione diretta di Gabriele Palanca, reduce da una sospensione, e ne parla bene. Sentiamo che cosa dice, io ve lo faccio sentire, ogni tanto lo commento. Tenetevi forte e condividete, perché questo vi farà saltare dalle sedie. Via! Volevo chiamarla io per darle i complimenti perché questo ragazzo si è comportato con la maturità proprio di uno che non era, giuro, non era una partita facile. Mi sono sentito con Facchetti, Presidente, perché proprio per confermare anche questo clima di, diciamo, di cordialità, che naturalmente è una cosa che sappiamo io e lei, non... però il gruppo ha molto apprezzato il lavoro che noi abbiamo fatto nei confronti di Gabriele Palanca. E quindi, siccome questi due ragazzi sono rientrati e stanno andando bene, allora io ho pensato di fargli rientrare in Coppa Italia. Uno viene a fare l'Inter e uno fa il Milan, proprio perché volevamo dargli un'immagine buona. E mi ha detto Facchetti, dice sì, guarda, io sono d'accordo. Ma guarda che È ci sono così che... anch'io, Ecco, ci sono anch'io, voglio ecco. trovarlo prima della partita. Sì, questo mi farà senz'altro piacere, guardi, perché il gruppo per questi due ragazzi ha sofferto molto, perché sono due ragazzi per bene che si erano trovati in una storia assolutamente fuori dalle loro volontà. Quindi, praticamente con Facchetti decidono quali arbitri dover mettere per la Coppa Italia, perché prima non c'era il sorteggio. Bergamo parla di una simpatia che si sta creando, ma che c'è sempre stata, solo che non arrivavano. Una simpatia, ma una cosa che deve rimanere tra me e lei. E queste telefonate non sono state prese in considerazione dai magistrati. Non sono state prese in considerazione. Cioè, è una simpatia, una cosa che deve rimanere tra me e lei. Non è stata presa in considerazione. Attenzione, perché va avanti e va peggio. Addirittura
Moratti dice: andrò a trovare l'arbitro Palanca prima della partita. Lo vado a trovare per fare che cosa? Lo vai a trovare? Assurde le parole, continuiamo a sentire perché vengono i brividi ed è per questo che dovete condividere in massa in risposta proprio al servizio sul gol di Turone che ci ha rotto pure. E allora ho pensato così, ho detto ma il Milan tanto è una squadra che sta andando, voi è un momento in cui sto veramente Sentite? cercando in tutte le maniere di creare quella simpatia che c'è sempre stata, mi creda, però No, i però risultati prima magari anche non giusto. venivano, ma chi lo sa come mai? E quindi mi sto... Chi lo sa come mai? Lui stava cercando di creare una simpatia che già c'era anche prima con l'Inter, ma i risultati non venivano. Chissà come mai, cioè non bastava mandare un arbitro dove diceva attenzione, cerca di essere simpatico con i merdazzurri. Ma addirittura i risultati non venivano e loro non se lo spiegano perché non è possibile che magari la squadra facesse cagare oltre ogni limite nonostante avessero comprato Ronaldo e non ha vinto nulla. Nulla, zero, niente, 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 niente. Quindi il problema per loro era sempre che gli arbitri erano a favore della Juventus, nonostante qui le parole sono qui, è tutto qui. Io non mi sto mettendo niente di bocca mia, vi sto facendo sentire le sue parole. Via. Forzando proprio al massimo per avere No, la soddisfazione. ringrazio, ma se c'è bisogno, perché io sono giù anch'io e se c'è che cosa Ah, un saluto, necessario. vedrà che lo riempirà di gioia, Presidente, Lui è senz'altro. la prima che fa dopo tanto tempo, eh. No, beh, sì, no, lui ha fatto per ora la B, ma prima Ho di capito. mandarli là, siccome la Coppa Italia di solito viene così affrontata con un Una buona pochino più di idea, tranquillità, e l'abbiamo messo in Coppa Italia. una buona idea. Hai visto anche che lì non c'è sorteggio, c'è designazione, a No, no. voi ho mandato Gabriele, naturalmente l'ho fatto Bene. accompagnare bene da due assistenti Bravi, bravi. bravissimi. I due assistenti bravi sono quelli che avete visto, avete ascoltato nel video precedente di cui parlavo, sempre delle intercettazioni. Uno era Puglisi, a grande richiesta di Giacinto Facchetti. No, ma poi Gabriele ha avuto un motore regolare, insomma, sì, no, no, comunque aveva avuto ottime partite, devo dire, No, quindi... no, devo dire che non ho mai stato contestato da nessuno. No, No, benissimo. assolutamente. No, no, benissimo. No, vado a trovare le prime partite, sono giù, così almeno gli facciamo i complimenti per Bene. essere rientro, va bene. E vediamo di fare questa serie di 10 partite utili, Infatti, perché l'Inter ce l'ha promesso, l'ho detto anch'io. Va bene. Va bene, dottore, va bene. Cerchiamo di fare queste 10 partite utili consecutive che l'Inter ce l'ha promesso. Questo è quello che Bergamo dice a Moratti. Non solo, Moratti riferisce a Bergamo che in settimana andrà a trovare l'arbitro. Andrà a fargli un saluto, andrà a fargli i complimenti. Un arbitro che in Serie A ancora non ha arbitrato. Io non voglio nemmeno continuare a commentare queste parole perché si commentano da sole. Scrivetemi voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto se lo farete girare. Io vi ringrazio. Di cuore, non chiedo iscrizione per questo video qua, io solitamente non le chiedo. Chiedo solo un like per il lavoro che sto facendo perché penso di meritarmelo e anche voi ve lo meritate perché mi state aiutando tantissimo. Continuate ad aiutarmi condividendo il più possibile questo video. Facciamoglielo sentire anche a Mamma Rai e a Report che continuano a cagarci lo scroto con questi servizi di un episodio di un errore senza il VAR di 20 anni, 30 anni, 40 anni fa e non vedono quello che succede con il VAR, le scelte che fanno con il VAR. Detto questo, se siete arrivati fino a qui, siete dei supereroi. Io vi ringrazio di cuore. Una buona giornata a tutti. Un saluto. Ciao, aio!